Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con le patatine San Carlo Junior. Oggi guardate un po', ci andiamo ad aprire due pacchetti, peraltro uno mi è cascato là per terra, lo devo andare a recuperare, dei Teen Titans Go. Ok ragazzi, questa serie che sta veramente spopolando, hanno fatto sia il cartone animato sia la serie TV, insomma questi Teen Titans stanno spingendo molto. Peraltro, se non vado errato, al McDonald's mi avevano fatto sapere che la prossima sorpresa ad uscire, quindi quella dopo Sing 2, sarà proprio i Teen Titans. Quindi speriamo che saranno dei personaggi 3D, perché sicuramente ce li andremo a fare. Sing 2, come vi avevo già annunciato, ho deciso di non farli. A, perché non conosco benissimo Sing 2, non l'ho mai visto. E B, perché ho visto che le sorprese erano tutte cartacee, non è che mi piacevano molto. Va bene. Comunque ragazzi, prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist dove potete trovare tutte le patatine con sorpresa che abbiamo fatto fino ad ora. Poi, prima di iniziare, me lo sono scritto, devo salutare Gabriele Corsetti, Ferdi, Marco Pio e Murad. Va bene? Ragazzi, come sempre, grazie infinite per seguirmi. Perdonatemi se ci metto sempre un po' per salutarvi, ma come sapete, tanti video li giro, qualche volta mi dimentico, quindi insomma poi alla fine succede che dovete sempre aspettare un pochino, però come vedete poi vi saluto sempre, anzi grazie ancora per seguirmi. Va bene ragazzi miei, pronti? Spostiamoci sotto e andiamo ad aprire le patatine dei Teen Titans. Ok ragazzi, eccoci qui, doppia patatina Teen Titans Go. Allora, patatine senza glutine. In ogni confezione un bracciale slap, ok, quindi sono quelli con dentro il ferro che ovviamente si vanno a chiudere in automatico. Va bene, guardate un po' quanto sono carini, peraltro ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5 tipi diversi. Acquista i superpoteri dei Teen Titans indossando i loro braccialetti slap. Va bene, allora iniziamo con il primo pacchettino. Vediamo un po' chi troviamo, sgrulliamo bene la sorpresa perché altrimenti succede un casotto. Allora, vediamo se si apre, ovviamente no, quindi mi aiuto con il taglierino e vediamo un po' chi abbiamo trovato. Allora, io credo che qui ci sono un po' tutti i nostri Teen Titans, eccoli qua, guardate un po'. Allora, devo dirvi, il bracciale è carino. Guardate che spettacolo, Teen Titans Go. Molto bello questo bracciale, perché vi dico, non è di carta, ma è una sorta di plastica, ok? Una sorta di plastica dura, quindi la qualità sembra anche abbastanza buona. Insomma, non è un bracciale che si rovina subito, perché, vi ripeto, è buono di qualità. Anche il ferro, ragazzi, si sente all'interno, è molto solido, va bene? Quindi sicuramente è un prodotto, alla fine, che può durare, insomma, non è uno di quei bracciali che dura qualche giorno e poi si rovina subito. Peraltro è anche molto grande, addirittura mi va a me sul mio polso, quindi insomma, pensate, su un polso più piccolo sicuramente va benissimo. Ragazzi, molto carino questo bracciale, abbiamo la scritta Teen Titans Go, abbiamo vari personaggi che devo ammettere, non mi ricordo come si chiamano. Quindi vi lancio una sfida, lasciatemi qui sotto i commentini di tutti i personaggi che vedrete in questo video, va bene? Quindi non dirò neanche quelli che conosco, quindi se volete potete mettermi i nomi nei commenti, va bene? Comunque molto molto bello. Quindi il primo a posto. Adesso ci apriamo il secondo. A noi ci interessa come sempre solo non trovare un doppione, poi il resto non ci importa nulla. Perfetto, l'abbiamo trovato diverso. Peraltro questo, non ve l'ho detto prima, però l'avevo già adocchiato come uno dei migliori secondo me, perché aveva tutto il nastro tipo quello cinematografico. Avete presente la pellicola, no? Dei film, ma anche delle fotografie. Guardate questo che bello! Vedete, abbiamo questa pellicola e tutti quanti i personaggi. La scritta Teen Titans Go. Allora, anche per questo bracciale, ragazzi, ce ne sono molti di nomi che conosco qui, diciamo quasi tutti. Però voglio continuare la sfida con voi. Per il secondo bracciale mi dovete mettere primo bracciale e i nomi di questi. Poi il secondo bracciale, i nomi di quest'altri, va bene? Allora, devo dirvi che il secondo è decisamente più bello. Secondo me è bellissimo il secondo, veramente uno spettacolo. Guardate che bello. Il primo un po' meno, però insomma anche lui non è male. Secondo me il fatto è che a confronto questo secondo è più bello, ma anche a livello di colorazione. Vedete, i colori sono un po' più spenti su quello sopra.
Quindi se li mettiamo a confronto si capisce che il secondo è più bello. Però insomma, visto da solo, anche questo niente male. Va bene ragazzi, fatemi sapere poi se li avete trovati. Mi raccomando, fatemi sapere i nomi e lasciate i commentini. E dunque cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto lasciate un like bello come i nostri Teen Titans. Mi raccomando, fatemi sapere se avete preso anche voi queste patatine, se le avete trovate o se avete intenzione di prenderle. Lasciatemi sempre un commentino qui sotto. Qui da Visio e dai Teen Titans è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.